Benvenute ragazze, ciao. Allora, oggi sono qui perché vi volevo far vedere alcune cose che mi sono arrivate, degli ordini che ho fatto io ovviamente, che ho fatto. Qualcosa c'è dalla Corea, qualcosa dalla Cina e basta, Corea e Cina mi sembra. E quindi sono tutte cose ovviamente che ho ordinato online e che volevo appunto condividere con voi per farvi vedere un po' di cavolatine. Quindi in questo video vi dico subito che troverete delle minchiatine, puccioserie, chiamatele come vi pare. Le cose che ci piacciono tanto, o che almeno a me piacciono tanto, so che anche tante di voi piacciono. Quindi se vi urta la vista di queste cose carine, beh, potrebbe anche essere inutili di per sé, sapete benissimo che le vedrete, ahimè, ve le dovete cucare se volete vedere questo video. Quindi a voi la scelta, insomma, di vedere il video o meno. Se mi sentite parlare strano, come al solito, la mia solita vescichetta sulla lingua, era una vita che non mi venivano, porca miseria. Non so come mai in questi giorni, sarà che sarà lo stress, non lo so. Mistero. Allora, la prima cosa pucciosissima che ho preso, che mi avete chiesto anche di parlarne perché in un paio di foto l'avete vista, soprattutto su Instagram, che ci sono, se volete seguirmi c'è il link nell'info box. Questa è una specie di skin adesiva, non è una specie, è una skin adesiva per il cellulare. Il mio cellulare in specifico è il Samsung Note 2. E sul sito appunto da cui l'ho acquistata, che è TinyDeal, vi metto comunque il link di tutti i siti di cui vi parlo, man mano, in ordine cronologico, come ve ne parlo, ve li metterò nell'info box. Un sito cinese che spedisce gratuitamente in tutto il mondo. E c'erano tantissime skin per i telefoni, per il Note 2 ce n'erano anche di carine. Quella che ho scelto io è questa qui con Cinnamon Roll, infatti c'è scritto qui sopra Cinnamon Roll. Cinnamon Roll è lui. E dietro si vede ancora meglio perché dietro c'è proprio in versione gigante Cinnamon Roll rosa, quindi il tripudio della puccioseria in una volta sola, quindi cosa inutile. Rosa pucciosa perché c'è il bestiolo qua, quindi insomma, quindi la cosa più inutile del mondo, ma a me piaceva, mi piace di poter personalizzare il mio telefono di vari colori. E poi la cosa non da poco, secondo me, che comunque protegge la parte rigida del telefono, non mi viene, la parte rigida del telefono la protegge comunque dai graffi e cose varie. Quindi infatti se vedete si sta un po' smaciullando a forza con l'uso, si sta un po' sollevando, insomma non sono cose che credo che dureranno mesi e mesi. L'ho pagata 2,50 euro più o meno, quindi insomma è stata questa grande spesa importante. E comunque questa era stata la prima cosa che volevo farvi vedere. Passiamo alle altre cose. Allora, c'ho anche il quadernino perché voi dovete sapere che io sono molto diligente con i miei ordini online e quindi ho una specie di, non è una specie, ho un quaderno con tutti i vari mesi appunto dell'anno, quindi giugno, luglio, tutto quanto, le cose, la data in cui ho ordinato, da che sito e che cosa, quanto costava, poi a fine mese mi faccio ovviamente il totale di quanto ho speso per quel mese lì per gli ordini online. Mi piace insomma averlo sott'occhio perché insomma secondo me è sempre meglio tenersi un po' un attimo sotto controllo le finanze, le uscite, gli ordini e tutto quanto. Io mi sento più tranquilla così e quindi almeno poi mi ricordo anche quanto ho speso, cosa ho comprato, da dove. E quindi insomma ho il mio quadernino così posso dire anche tutte le cose che ho comprato, quanto le ho pagate. Io inizierei con il primo ordine che ho fatto. C'è il cookie che vuole entrare, l'avevo sgnaccato in balcone, ma ora vuole entrare un attimo. Dai, vieni dentro. Opa! Opa qui! Cookie! Vabbè, non vuole venire su, pazienza. Allora, il primo ordine di cui voglio parlare l'ho fatto dal sito buyincoins.com, che comunque vi metterò a ribadisco anche il link lì. Allora, cosa ho preso da questo sito Buyincoins? Allora, ho preso due palette per mettere le cialde di ombretto. Queste palette non sono assolutamente magnetiche, ma quelle magnetiche costano un pochino e sinceramente non avevo voglia di spendere tanto per delle palette magnetiche, chi se ne frega. Ne vendevano tipo 2 a 5 dollari, quindi 2 a 4 euro, quindi perfetto, fa proprio il caso mio, compriamole. A me non interessa che siano magnetiche o no, vi arrivano così. Ovviamente non le posso mettere dritte perché appunto non essendo magnetiche la cialde non è attaccata. E è la dimensione perfetta di un ombretto Kiko, Essence, insomma la maggior parte, questo esempio è Bottega Verde, la maggior parte delle dimensioni degli ombretti ci stanno. E hanno anche questi fondelli che voi ovviamente togliete e poi mettete il vostro ombretto. E io appunto ho visto che anche tenendola chiusa, comunque chiudendola e facendo così e così, non si muove niente, nel senso che poi quando c'è l'ombretto dentro appunto che riempie bene, se vedete non si solleva più di tanto.
per una mia maggiore sicurezza, però ho preso la classica carta con le bolle, quella quando arrivano i pacchi, insomma, che arrivano i pacchi, questo immagino che ne abbiate anche voi. L'ho tagliata a dimensione della palette, di modo che sono doppiamente sicura che una volta chiusa le cialde appunto non si muovano, proprio sono immobili e immobilissime. Quindi ne ho prese, faccio vedere, ne ho prese due. Ho preso una cover per il telefono, perché queste cover qua, con la chiusura magnetica di questo tipo e in modo che stiano anche, che il telefono stia in questa posizione, quindi che possa stare così per guardare la TV, insomma fare altro, perché riesco a guardare la TV del telefono, non ne trovavo a cifre modiche. Questa, vi dico, l'ho pagata più o meno 5 euro, ed era la cifra appunto che avevo intenzione di pagare per, insomma, per una cosa del genere. Quindi io metto il mio telefono dentro, ok, quindi quando il mio telefono è dentro appunto è protetto dagli urti e da tutto, lo apro, e quando poi voglio guardare, insomma, se mi serve davvero il telefono in questa posizione, il telefono appunto sta in questa posizione, proprio perché è fatta in questo modo la cover. E io l'ho acquistata appunto, non è bella da vedere, nel senso che è veramente bruttina, ce ne sono di molte più belle, solo che appunto che per una cosa del genere non volevo doverci spendere troppo. Quindi a me 5 euro andava benissimo, l'ho presa questo verde un po', insomma, un insulso, però ecco, mi andava bene così in sostanza. Cos'altro ho preso da Buying Coins? Allora, ho preso questo, che è una cosa utilissima, che era scontatissimo, perché vi dico, di tutto questo ordine di Buying Coins che ora vedrete, ho speso 13 euro di tutto, quindi veramente ho speso pochissimo di ogni cosa. È il caspitello, il cosettino per applicare le ciglia finte. Voi le prendete, vedete al centro come una pinzetta per sopracciglia, però ha questa forma. L'ho già provato 2 volte e mi trovo benissimo. Voi prendete la ciglia finta, la avvicinate all'occhio, è bello ergonomico perché segue quindi appunto a conca la forma dell'occhio, quindi riuscite a piazzarvela bene subito, di modo che si incolli il più possibile con una sola, diciamo, con un solo movimento, con una sola, la prima volta che la fate, e poi ve la andate a lavorare bene i bordini per incollarli meglio. Ma con questo mi trovo benissimo. Quindi anche questa era una cosa che avevo puntato da tempo e l'avevo trovata stra scontata anche questa, e quindi ho deciso di prenderla. Altra cosa troppo carina, che c'era sempre scontata, mi sembra 1 euro e qualcosa, questi eyeliner appunto, carinissimi, adesivi, dalle forme più strane e matte, che non so, ci vorrà un'occasione particolare per metterle, ma sono sicura che la troverò di certo. Mi piace tantissimo quello con la farfalla, e anche l'ultimo mi piace davvero molto. Qua ti spiegano insomma brevemente come andrebbero applicati, sono tipo i classici tatuaggi, quelli che ci facevamo da bambini, per spiegarci, che presumo che serva acqua. Infatti sì, serve acqua, e poi lo togliete, dovrebbe incollarsi. Non so, non vi so dire la qualità sinceramente di questa cosa, perché è la primissima volta che ordino una cosa del genere. E appunto, io l'ho visti qua a Giacarta, costavano sui 3 euro, ma volevo spenderci veramente ancora meno, e grazie al cielo li ho trovati scontati su questo sito a 1 euro, mi sembra, 1 euro qualcosa. Quindi insomma ho detto perfetto, mettiamoci nell'ordine pure questi. E quindi l'ordine di Buying Coins è tutto questo qui che vi ho mostrato. Passiamo al secondo ordine che ho fatto, ovviamente li ho fatti dilazionati in più mesi e non ho fatto tutto nello stesso momento. Il secondo sito da cui ho acquistato è Born Pretty. Io avevo già acquistato una volta da Born Pretty, una volta mi avevano inviato loro delle ciglia finte da provare, che ho fatto la review sul blog. Questo, diciamo che mi sono trovata bene, molto. Io ordinerò ancora di sicuro, infatti ho ordinato ancora, anche perché erano le spedizioni gratis, quindi tanto meglio. E quindi cosa ho ordinato dal sito Born Pretty? 2 cose che ho ordinato, di cui una mi ha un pelo delusa, perché sul sito l'immagine era molto più carina, poi una volta arrivati erano piuttosto bruttini. Insomma, non sono orribilissimi, però vi faccio vedere, sono praticamente quelli da mettere sul cellulare, dove c'è il jack per le cuffie, voi li mettete dentro, sono prettamente decorativi, loro dicono antipolvere, io li considero prettamente decorativi. Vedete, ci sono i 2 gattini, non sono fatti tanto bene, nel senso che, vedete, non so se ho beccato io quelli sfigati, vedete, sono proprio bruttini. Nell'immagine sul sito erano carinissimi, dal vivo un po' meno, ecco, però anche questi erano scontati a 90 centesimi, li stavano dismettendo tutti. Per quello che li ho pagati non mi ci lamento, magari non, se volete ordinarli non ve li consiglierei, perché non so se vi arrivano anche voi, vedete, sono un po' colorati male, insomma non sono proprio fatti bene 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 se andate a guardare nel dettaglio, ovviamente.
Invece il secondo coordinato è più carino, mi fa ridere perché mi ricorda tanto il cookie. Ecco, si mette sempre così e qui c'è il gattino in coma da cibo con la panza gonfia, se vedete, e questo è proprio il cookie. Questo è già anche un pelino fatto meglio, quindi questo mi piace moltissimo. Sono contenta di averlo preso e appunto ribadisco, più o meno mi sembra 90 centesimi all'uno. La spesa totale che ho fatto da questo sito è 3,80 euro, quindi pochissimo, quindi quelle due cose lì. Ho preso poi questa cosa molto carina, è un anellino nero con il fiocchetto, con tutti i brillantini neri. Ora ve lo faccio vedere, lo metto, ve lo faccio vedere. Questo è l'anellino, io lo trovo adorabile, veramente carinissimo, super adorabile. Ve lo faccio vedere anche da vicino. Beh, appunto, anche questo, ho preso tutte cose scontate perché sono praticamente, mi arrivano le email con le promozioni ogni tot, quindi me le vado sempre a spulciare. E ho visto queste cose scontatissime, insomma, per 4 euro ci ordino di sicuro. L'anello lo trovo veramente delizioso, carinissimo. Poi io trovo le cose fatte a fiocchetto, le cose nere soprattutto mi piacciono molto. Quindi questo è la terza cosa che ho preso dal sito. Ultima cosa, questa è adorabile, adorabile. E ora mi capirete perché. Anche questi erano stra scontati a un prezzo stracciato, mi sembra un 90 centesimi o un euro. Questi quadernetti piccolini, l'immagine davanti era variabile, quindi c'era, mi sembra, quattro animali fra cui scegliere. Io ho scelto il gattino. Poi, ovviamente, fatto il libricino, si apre e all'interno ha, da questo lato, tipo block notice, tutti i fogliettini con il gattino colorati adesivi, quindi questi qui. Poi qui sopra i classici segnalibri, quindi quelli appunto appiccicosi da mettere appunto come segnalibro fra le pagine appunto dei libri. Non so se potete usarlo anche per l'università a volte, non so se volete mettere cose così per i libri dell'università, io non mi facevo problemi, anzi mi piacevano da matti. E appunto quindi con il, sono vari segnalibretti sempre, aspetta vediamo se riesco a farvi vedere, di qua sono appiccicosi. Sì, sono appiccicosi dall'altro lato, di modo che questo lo mettete nella pagina ed esce la parte più carina dal libro, ovviamente. E poi, sempre come questi qua, quelli di qui, c'è sempre questo, appunto, un piccolo block notice, così, tac, tac, e adesivo, appunto, anche questo, boh, a me piace tantissimo. Poi ribadisco, era tutto scontato, quindi un euro. Ho pagato un euro, niente, ma è carinissimo, è troppo bello questo qui. Quindi anche questo entra a far parte della mia collezione di cose di cartoleria. Ecco qua, insomma. Passiamo all'ultimo ordine, che sono tre ordini in uno, e da un sito che io vi metto comunque il link, ma che ahimè, non potrete fare affidamento per ordinare su quel sito, mentre gli altri due che vi ho appena elencato spediscono gratuitamente in tutto il mondo. Questo sito è un sito che ha diverse sezioni, ma prettamente asiatiche. Praticamente è una, io lo considero una specie di eBay. Mi sembra anche che ci sia scritto che è in collaborazione con eBay. È una sorta di eBay asiatico, se così possiamo chiamarlo. Ho visto che però, scusate, ho visto che però spedisce tipo fa Malaysia, Singapore, Indonesia, insomma tutta la zona asiatica. Ecco, non mi sembra che spedisca assolutamente in Europa. Quindi, ahimè, mi dispiace che voi non possiate usufruire neanche voi, perché secondo me è un sito che ha delle promozioni ottime. Io, comunque, per conoscenza ve lo metto. Insomma, poi insomma, c'è sempre la curiosità di andare a vedere come sono questi siti. Si chiama QOO10 o 0010, non mi ricordo mai, li confondo sempre. Non so se è OO o 00, mi sembra OO, quindi QOO10.co.id, quello da cui ordino io perché appunto è quello dell'Indonesia, ma a volte ordino anche da quello globale, quindi da quello appunto che spedisce, che fa riferimento a tutte le sezioni, quindi Malesia, Singapore. Scusate il piccolo preambolo, ma per spiegarvi insomma questo sito. Questo sito, come vi ho detto, appunto, è una sorta di eBay e io ho fatto di quelli affari assurdi. Quel sito è stato un po' la mia rovina, perché da quando lo conosco ordino tantissimo, ma anche la mia salvezza, perché tutte, praticamente la totalità quasi delle BB cream che io ho asiatiche le ho ordinate lì a prezzi stracciatissimi, perché come ad esempio perché per dire, su eBay ad esempio fanno le aste, cosa che io non ho mai fatto perché mi stufo a continuare a fare controfferte e cose. Su questo sito si chiamano i group buy, praticamente hanno magari di una BB cream, ne hanno 1000 da poter vendere. Le mettono fuori ad un prezzo piuttosto stracciato e quando raggiungono la totalità degli ordini, bloccano l'offerta e inviano tutte le BB cream. Loro dicono però che se non riescono a fare un minimo di ordine, un tot, quindi un minimo di ordine, l'offerta viene cancellata. Quindi se voi avete pagato vi vengono ridati i soldi, se invece l'offerta va in porto, ricevete la merce. Io finora col group buy, tranne una volta che mi hanno contattato perché avevano finito l'oggetto e quindi mi hanno dovuto rimborsare, ho sempre avuto fortuna e sono sempre riuscita insomma a ottenere
quello che mi interessava in sostanza. Ora vi faccio vedere anche che cosa. Allora, mi sono accaparrata, l'ho trovata scontatissima perché a prezzo di listino, mi sembra che fossero, il prezzo pieno sul sito, nel negozio non saprei dirvi neanche, più o meno sui 12-13 euro. C'era questa offerta scontatissima. Veramente le stavano penso svendendo, non lo so. Quindi scontatissimo c'era questo set di matite delizioso. Allora, la marca è la Secret Kiss. Non mi chiedete che marca sia perché vi devo dire la verità, io da quando vivo qua mi sono intrippata con le cose asiatiche, ma maggiormente con quelle coreane, perché penso che la Corea, secondo me, è la migliore per fare cose di questo di make-up con packaging ricercati, con BB cream buonissime. Secondo me è la migliore la Corea, quella che appunto dà il suo meglio nelle BB cream, nei trucchi con i packaging particolari, anche in Giappone credo, ma non ho mai provato nulla delle cose giapponesi. Quindi questa è la scatolina, la marca è la Secret Kiss. Come vi dicevo appunto, sono tutte cose prodotte in Corea, quindi mi fido a comprarle, metterle sugli occhi, sul viso, tutto, perché sono cose appunto fatte in Corea, come praticamente vi dico sempre, la maggior parte delle BB cream più famose sono made in Corea. E praticamente ora vi faccio vedere, è una scatola appunto di latta. Qui si apre, dentro ci sono 5 mini matite dai colori bellissimi, sono veramente carinissime. Vediamo se riesco a farvele vedere bene, 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 bene. Ecco qua, scusatemi, mi mette la balla la scatola. Eccole qua, quindi queste sono le matite, questi sono i colori che ci sono dentro. E vi faccio, siccome che ho fatto una foto piuttosto in cui si vedono bene gli swatch, perché le ho mandate a un'amica appena mi sono arrivate le matite, ho fatto le swatch, vi metto adesso la foto degli swatch di queste matite. Hanno colori bellissimi, la nera è piena di glitter, quella borgogna è stupenda, sono veramente resistentissime, non riuscivo col dito, ci strofinavo, non andavano via manco a morire, ci ho messo veramente le mie per tirarmele via, quindi sembrano molto resistenti. Dentro l'occhio non le ho ancora provate perché mi sono arrivate da pochissimo, non vedo l'ora però di provarle. E ecco, insomma, quindi questa è stata il primo grande affare che ho fatto, perché appunto per, vediamo, ora guardo sul foglio, 7,50 euro mi sono accaparrata questo deliziosissimo set di matite, quindi questo era uno. Per la modica cifra di 2,70 euro mi sono accaparrata 7 maschere viso, sempre coreane. Sono quelle maschere viso appunto monouso, nel senso che anche se sono confezioni molto grandi, dentro ce n'è una, già con la forma pretagliata del viso, già imbevuta appunto dei nutrienti della maschera. Voi la mettete sul viso pulito, la tenete in posa e poi insomma la togliete, la buttate. Quindi sono ovviamente monouso. Vi ho pagato meno di 3 euro per 7 maschere. Allora, due che ho preso sono di questa marca che è questa, mai sentita. Comunque sono sempre appunto. Basta con chi sto parlando io. Vai, fa parlare a me. Questa qua è la marca, scusatemi. Allora, ho preso quella al manco e quella all'aloe, quindi queste due. E le più belle di tutte, ovviamente, queste sono deliziose. Hanno un packaging bellissimo, quindi io ne ho prese 4 di queste. Il packaging è adorabile, scusate, 5 di queste, non so neanche più contare. Eccole qui. La marca che le fa così carine, carine, carine è questa. Questa qui. E vi faccio vedere appunto, ribadisce che sono appunto made in Corea, anche queste sono quelle con la forma stampata, preformata, ecco, del viso, hanno già la forma del viso da applicare e tenere in posa, quindi monouso. Ho preso allora questa qui rosa, sono troppo carine queste maschere. Questa qui rosa è al collagene, quindi questa è al collagene. Questa verde è al tè verde, appunto, per forza verde, tè verde. Questo arancio è all'avocado, non vedo l'ora di fare quella all'avocado, mi ispira tantissimo. Questa fucsia, ah, buonissima, raspberry ai mirtilli. No, la mirtilli che dico, ma ai lamponi. Ai lamponi, eccola qui. E l'ultima, questa qui dorata, questa sembra anche la più figosa, è quella alla bava di lumaca. Snail è lumaca, quindi alla bava di lumaca. Infatti sono le lumachine, quindi quella dovrebbe avere anche un leggero effetto correttivo sulle cicatrici, sulle macchioline, ovviamente con uso costante, non so poi quanto possa fare con una maschera sola, ma vi ho detto appunto 3 euro con spedizione gratuita, c'erano 3 euro, ne ho prese 7, insomma proviamo le miste, anche perché mi piace una volta a settimana coccolarmi un po'. Faccio queste maschere, poi quando le tolgo ho il viso compatto, la pelle freschissima, compatta, morbida, mi piace proprio la sensazione che mi lascia sulla pelle queste maschere.
L'ultima cosa che ho preso è che l'ho trovata a un prezzaccio, vi dico la verità. Sono rimasta veramente sorpresa dalla fortuna che ho avuto trovare questo prodotto, però vi faccio vedere a un prezzaccio del genere. Allora, voi sapete che adesso, dopo la moda delle BB cream, sono uscite le CC cream di tantissimi brand. Di brand, appunto, asiatici, quindi sempre coreani, è uscita anche la CC cream dell'Etude House. L'Etude House è la mia marca preferita in assoluto, secondo me è la marca che fa meglio le BB cream, l'Etude House. E quindi l'Etude House ha buttato fuori anche la sua CC cream. CC appunto significa, perché non mi ricordo mai, Correct Care, quindi una crema che quando voi la mettete, oltre a dare l'effetto correttivo, si prende anche cura della pelle. Ovviamente non posso spiegarvi bene perché c'è scritto in coreano. C'è tutto dietro, tutta la specifica delle CC cream è scritto in coreano. Ma comunque se cercate su internet vi spiegano meglio, insomma, cos'è esattamente una CC cream. Qui velocemente in inglese comunque ve lo specificano, ve lo dico io magari se, perché so che alcune non sanno bene l'inglese. La pelle comunque ha sempre effetto sbiancante, perché comunque tutte le baby cream hanno dentro il whitening, quindi sbiancano proprio per l'azione correttiva che vanno a fare questi tipi di creme. E anche per questo non l'ho ancora provata, perché sono leggermente abbronzata, non mi voglio mettermi a sbiancarmi adesso. Comunque è una crema che ha SPF 30, quindi molto alto. Io ho scelto la variante 01 Silky, perché c'era la variante quella Silky, la variante quella più luminosa, quindi in base anche al vostro tipo di pelle potete scegliere le due varianti, insomma, fra le due varianti quale può fare al caso vostro. Dice che è una formula 8 in 1 che idrata, fa da primer, da correttore, da trattamento, protegge la pelle. Insomma, diciamo che loro appunto la smerciano come una crema che rispetto alla BB cream, oltre appunto a dare l'effetto di BB cream, quindi appunto di uniformare il viso e tutto quanto, questa dovrebbe ancora di più rispetto a una BB cream diciamo migliorare la pelle, ecco. Quindi si chiama Correct Care proprio per quello, perché appunto puntano tanto sul discorso della cura della pelle che questa crema dovrebbe ovviamente darvi, che questa CC cream dovrebbe darvi. Io ovviamente non so ancora dire perché non l'ho proprio provata. E arriva in questa confezioncina, mi piace molto come le fanno anche gli erogatori, è da 35 grammi, eccola qua, sono 35 grammi di prodotto, il tubetto quindi è così, è da tenere ovviamente a testa in giù, perché proprio questo motivo, perché ha l'erogatore, così avete sempre il prodotto pronto. Qui c'è l'erogatore a pompetta, fantastico, trovo che sia un'idea favolosa veramente, perché insomma almeno anche un po' più igienico. Ho dato una pompettina minuscola, una pompettatina. Vengo di quei termini a volte un po' così. E come potete vedere, allora, vediamo se riesco a farvela vedere bene. È una crema che di per sé è bianca e dentro ha dei microgranuli. E ora io andrò a massaggiare, e man mano che la massaggiate, questi microgranuli si rompono e iniziano a rilasciare il colore. Oh, allora, vi faccio vedere. La stendo un po', la metto sempre nella mia zona del neo, perché voi sapete che è la zona che io prendo sempre a tester per capire se un prodotto mi sia coprente o meno, giusto per vedere anche quanto mi copre il mio neo. Allora adesso io l'ho messa la pelle meglio, e tenete anche conto che sulla mano ho un po' più di peletti rispetto al viso, grazie al cielo non ne ho così tanti in viso come sulla mano. Allora, il neo era qui, quindi il neo è coperto, ma si vedete leggermente, quindi ha più un effetto uniformante. Il problema è che adesso è leggermente... Scusate, ma devo guardare anche io contro luce, perché se guardo in videocamera non vedo niente. Devo guardare anche io contro luce per riuscire a descrivermela meglio. Allora, leggermente chiara. Adesso per me sarebbe chiara, quindi non la posso ancora mettere adesso, perché non voglio la faccia troppo chiara, ecco. Quindi... può andare bene come prodotto se siete molto chiare di carnagione, se siete olivastre, mediterranee, barra insomma abbronzate tutto l'anno, ecco, lasciatela perdere, è veramente troppo troppo chiara secondo me per voi, a meno che non vogliate fare come faccio io a volte, quando un prodotto mi è troppo chiaro vado a scurire il viso con un bronzer, quindi vado a uniformare col collo e tutto, e lo uniformo con il bronzer, quindi lì sta un po' a scelta vostra. Però io la vedo molto chiara come prodotto, non mi dispiace per niente, anche perché sembra leggermente più leggero di una BB cream, però ovviamente su mano non riesco a capire se questo effetto di care, di cura della pelle come dicono loro, ci sia o meno. Io penso che poi è una cosa che si dovrebbe vedere con un utilizzo ovviamente costante, quindi proprio sostituendolo al fondotinta da giorno, mettere quei 5 giorni su 7 insomma che ci si trucca, mettere magari questa ogni giorno per vedere dei miglioramenti. Quindi non lo so sinceramente se li vedrò mai, perché io non mi piace mettere tutti i giorni lo stesso prodotto, mi piace di continuo a variare in base insomma come mi gira,
Quindi vi dirò se riuscirò a vedere qualche effetto di cura della pelle. L'ho appena tolto, sembra molto scuro effettivamente, visto così. Bah, comunque non è così scuro come sembra sul tovagliolino, vi assicuro, sulla pelle è un pelino più beige come tonalità. Quindi questa era insomma l'ultima cosa che ho preso. Vi dico, l'ho presa ovviamente, non vi ho detto quanto, a 7 euro, 7,10 euro. Cifra buonissima per una CC cream di Today House. Penso che su eBay non esista un prezzo così basso per una CC cream, perché adesso poi sono nuove, sono appena uscite. Questa infatti la puntavo già da 2-3 mesi, appena uscita la trovavo a 13 euro. Farà aspetta, 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 ho beccato l'offertazza 7 euro di CC cream e l'ho presa praticamente subito. Quindi questa è l'ultima cosa di cui vi volevo parlare. Vi ho parlato di un sacco di cose, vi metto tutti i link, spero di essere stata abbastanza dettagliata nello spiegarvi, se non lo sono stata a voce lo sarò nelle risposte ai messaggi, se avete qualche dubbio che vi è rimasto su qualsiasi cosa voi mi chiedete, e io ovviamente poi vi risponderò. Quindi vado a pulirmi le mani, che mi sono tutta impastricciata, ci vediamo al prossimo video, che bello, che è il mio anello, mi piace troppo, bellissimo, sto anellino, è meraviglioso, ci vediamo al prossimo video.